Questo vorrei aprire una parentesi dicendo che spesso non si sa cosa regalare
ad un matrimonio e un quadro potrebbe essere un'idea, regalo inusuale e sicuramente gradita. Regalare un quadro in occasione di una ricorrenza non solo costa meno di quanto possiamo immaginare, è sicuramente in linea con quelli che sono i prezzi di queste ricorrenze, ma certamente è un tipo di regalo che viene molto gradito da chi lo riceve, non solo, ma può essere ammirato, in quanto sicuramente sarà appeso ad una parete, può essere ammirato anche da altre persone. Chiusa questa parentesi, ci concentriamo sul quadro per dire che abbiamo cercato di fare risaltare le due figure con il colore più chiaro dei tre primari, gialli in questo caso, ponendo i due volti su un fondo totalmente nero e scuro. Abbiamo inserito quanto meno particolari possibili per rendere più viva l'immagine dei due innamorati. Sono stato sul punto di non inserire la barba, ma se non fosse stata inserita, diciamo che i due volti sarebbero stati molto piatti, e non solo, ma si sarebbe resa molto male la leggera torsione, della testa dell'uomo verso l'interno, rispetto a quella della donna invece che è un profilo perfetto. Quindi diciamo che la barba, anche sotto il mento, l'assottigliamento delle ciglia e delle sopracciglia mi ha permesso di dare questa leggerissima rotazione assieme anche al contorno del naso, che mi ha aiutato a rendere l'effetto di questa leggera rotazione verso l'interno. Abbiamo cercato di rendere quanto più realistico possibile questa zona, cioè le labbra che si toccano nell'atto del bacio, perché poi tutto il quadro va a concentrarsi in questo quadratino, diciamo l'osservatore viene portato a guardare le labbra che si toccano. Io non ho altro da dire se non augurare a questi novelli sposi un percorso sereno, felice all'interno della loro unione. A tutti quanti voi, se vi è piaciuto il filmato, vi esorto ad iscrivervi al mio canale YouTube oppure alle mie pagine Facebook, Instagram e Twitter. Ciao e alla prossima!